19.05 minuti, ritorniamo in diretta per parlare del caso Ilva di Taranto e più che altro della questione che riguarda in queste ore gli stabilimenti dell'indotto da Riva Acciaio. Dopo il sequestro infatti di parte dei beni dell'azienda, lo sappiamo ormai, l'Ilva sospende 1.400 lavoratori. Riva Acciaio, società appunto della famiglia Riva, ha cessato da ieri tutte le attività dopo il sequestro preventivo, un sequestro stabilito dalla GIP di Taranto che riguarda la cifra di 8,1 miliardi di euro. Finora la Guardia di Finanza ha sequestrato solo 2,2 miliardi dei Riva. Famiglia Riva che in qualche modo si difende e sceglie la mossa della chiusura di questi 7 impianti nel nord e dice: non abbiamo soldi per proseguire le attività e pagare gli stipendi. È chiaro che è scattata quindi la protesta degli operai, una protesta alla quale si sono uniti anche gli esponenti dei partiti politici. Su Twitter leggiamo i commenti in queste ore. Gianni Cuperlo del Partito Democratico dice: la decisione di Riva sulla chiusura degli stabilimenti Ilva è inaccettabile, è una ritorsione contro i magistrati che pesa sugli operai e sull'Italia. Sulla stessa falsariga Nichi Vendola, leader di SEL, che dice: lo Stato abbia coraggio e la mano pubblica difende il lavoro di migliaia di operai, ma anche il diritto alla vita e alla salute. Estromettere la famiglia Riva dalla gestione di tutte le società del gruppo e generalizzare il modello del commissariamento. Ricordiamo, Nichi Vendola è anche presidente della Regione Puglia. La Lega Nord, Matteo Salvini, segretario regionale, dice: siamo pronti a tutto per difendere i lavoratori. E poi si è espresso anche il vescovo di Taranto, che ha detto: la politica è stata troppo timida, si assuma le sue responsabilità. Insomma, la politica ed anche la Chiesa Cattolica sono unanimi e concordi nella difesa dei lavoratori e nella necessità di non strumentalizzare appunto questa vicenda dal punto di vista politico e dello scontro fra magistratura e politica. Ma allora di questo noi vogliamo parlare oggi con il nostro prossimo ospite. Abbiamo al telefono Donato Stefanelli, segretario generale della FIOM di Taranto e coordinatore della FIOM Puglia. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, abbiamo sentito degli ultimi sviluppi, lunedì ci sarà questo incontro con appunto i sindacati per cercare un incontro appunto fra il ministro dello sviluppo economico Zanonato e il presidente dell'Ilva per cercare di capire appunto cosa si può fare sul fronte della garanzia di una cassa integrazione. Ecco, la FIOM come si è esposta in queste ore? Ma la FIOM è stata l'unica e prima organizzazione a chiedere ieri, con una dichiarazione del suo segretario generale Maurizio Landini, il commissariamento di tutte le aziende del gruppo Riva Fire e di Riva Acciai, alla stessa maniera dell'Ilva di Taranto. Sì. È utile precisare che il gruppo Riva e il gruppo Ilva sono ormai scisse dal punto di vista societario, patrimoniale e quant'altro, che l'Ilva è in realtà un'azienda commissariata, nel senso che la proprietà Riva è stata sospesa per 3 anni ed è stata estromessa dalla gestione. Sì. Ovviamente noi quello che chiediamo... Adesso è gestita dal commissario Enrico Bondi. Esatto. Quello che vogliamo a garanzia del risanamento che deve farsi in questi 3 anni e per la prospettiva è che Riva vengano estromessi definitivamente e che il governo in questo senso dia delle rassicurazioni. Sì. Peraltro quello che sta accadendo oggi nelle aziende del gruppo Riva è esattamente quello che è accaduto a Taranto lo scorso anno. Ogni qualvolta interviene la magistratura a fermare i reati che l'associazione a delinquere costituita dai Riva continua a perpetrare, c'è la rappresaglia che scatena sui lavoratori che i Riva vorrebbero utilizzare come una clava contro la magistratura. Sì. Senta, non ci stiamo a questo. Lunedì è già partita la protesta
e anche da Taranto faremo sentire la nostra voce. Certo. Senta, che forza hanno però i Riva in questo negoziato con i politici, con il governo in questo momento? Ma guardi, io mi vorrei augurare che i Riva non vengano ascoltati più da nessuno. Io non posso escludere, come il problema dire, è quello che loro... della sviluppo della come dire del gruppo industriale e quindi dell'impatto economico che la Riva Acciaio ha non solo sul appunto a Taranto ma appunto su in tutte le sedi in Italia in cui è attiva. Quindi il problema è proprio questo, il problema di sistema industriale da proteggere. Forse è questo il peso che la famiglia Riva può vantare nella trattativa con il governo. Ma certamente che i Riva esercitano, come dire, una pressione che fa leva su una situazione della sigla italiana che è, come dire, è al limite della crisi. Questo è evidente. Non a caso da mesi i sindacati hanno chiesto e poi ottenuto un tavolo interministeriale esattamente sul destino della siderurgia. Il tema dell'intervento pubblico per il futuro della società italiana è un tema ormai non più rinviabile. Certo. D'altronde cos'altro deve accadere? I Riva si comportano in questa maniera e l'Ilva è il più grande insediamento industriale non solo d'Italia ma anche d'Europa. Esatto. Piombino è in amministrazione straordinaria, la Thyssen di Terni è stata venduta. Cos'altro deve accadere perché il governo decida cosa vuole fare? Perché sinora il governo, in particolare sull'Ilva, a parte decreti e leggi, non ha fatto nulla, non ci ha messo un centesimo. Sì. Questo deve essere chiaro. Quindi il tema dell'intervento pubblico attraverso il commissariamento, attraverso l'ingresso anche negli assetti proprietari e societari e anche di programmazione per il lancio del settore, che comunque rimane strategico, è un tema più che mai attuale. Il problema è che in questo periodo si parla tanto di liberalizzare le aziende, il fatto che lo Stato debba cedere le sue partecipazioni in tantissime aziende, addirittura si parla di Finmeccanica eccetera eccetera, quindi pensare a nuove partecipazioni forse anche in questo momento il governo non se lo può permettere, o no? Ma noi non pensiamo né al ritorno al passato né alle partecipazioni statali. L'intervento pubblico può avere diverse forme, compreso il fatto di agevolare un percorso che agevoli nuove partnership intorno a queste aziende. Certo. A noi non ci fa specie il fatto che in Ilva possano arrivare nuovi imprenditori, così come anche per Piombino o per la Thyssen. Assolutamente, non pensiamo ad un ritorno al passato. Io credo che il governo debba riconsiderare le proprie politiche industriali e fuori dalla realtà pensare di svendere il patrimonio industriale. Certo. Pensate a che cosa si è fatto in America. Obama non mi risulta sia un pericoloso estremista. L'intervento pubblico di Obama per salvaguardare l'industria americana e quella dell'auto in particolare all'apice della crisi, nel momento in cui si è insediato, è sotto gli occhi di tutti. Certo. L'industria dell'auto in America è stata salvata. Lei fa riferimento alla Chrysler, non so, ma certo, a tutti il settore auto. Senta, la chiusura di questi 7 impianti nel nord, che perdita economica comporta? Sono chiusi da ieri, ma qual è già la perdita che si può immaginare, ecco, proprio per lo stop ai lavori di questi stabilimenti? Guardi, non è possibile misurarla nell'immediato, ma indubbiamente la nostra principale preoccupazione, oltre a salvaguardare il posto di lavoro, il reddito dei lavoratori, per questo chiediamo la cassa integrazione, è che i clienti di queste aziende guardino altrove e quindi queste aziende perdano nel frattempo le commesse. Sì, un'ultima domanda. È un rischio reale perché è già accaduto per l'Ilva a Taranto. Certo, certo. Un'ultima domanda. La famiglia Riva dice dove siamo stati costretti a chiudere perché con il sequestro di questi 8,1 miliardi, per ora solo di 2,2 miliardi effettivi sequestrati, non abbiamo più soldi per portare avanti le attività degli stabilimenti, ma qual è il fatturato annuo di Riva Acciaio? Lei sa dire se veramente questo ha un peso, questo sequestro ha un peso effettivo? Non conosciamo i bilanci dell'ultimo anno, in ogni caso le dichiarazioni dei Riva non sono attendibili perché i loro atti delinquenziali li fa soggetti non affidabili e non credibili. Rispondono, certo, alla magistratura e si assumono di fronte ai lavoratori e al paese le loro responsabilità. Certo. Benissimo, allora un grazie a Donato Stefanelli, segretario generale della FIOM di Taranto e coordinatore della FIOM Puglia. Buon lavoro.